al ritorno dalla missione in Brasile di Teresina, che era iniziata ancora negli anni 60, se non vado errato nel 60, 67, 68, 67, con un primo gruppo di preti di Verona, ecco. Mi sono trovato a dover fare una scelta, avevo chiare alcune cose, volevo vivere in una casa che fosse una casa normale, avere un lavoro che fosse più o meno assimilabile a tanti altri, ecco, vivere una vita di convivenza in mezzo alla gente il più possibile. Ho trovato che per 2 anni sono rimasto senza lavoro perché non avevo una parrocchia, una comunità, e quindi ho ricercato nell'ambito dell'emarginazione. Poi casualmente o provvidenzialmente nel 1981, l'anno internazionale dell'indicapato, come si diceva allora, e ci è stata offerta una casa, per cui poi qualcuno ha pagato un affitto, e data la tipologia della casa, il fatto che era vicino al paese, che era l'anno dell'handicap, abbiamo pensato di dedicarlo per l'accoglienza di tipo festivo, allegra, ecco, di ragazzi con handicap. Ha aiutato in questo un gruppo di persone che da 2 anni si incontravano con una riflessione sul gruppo del Vangelo, ecco un po' lo stile che avevamo avuto in Brasile. Poi quella che doveva essere un'esperienza a breve termine, visto che qua a Peschiera ero stato mandato in via provvisoria, si è rafforzata, ha assunto nuove tipologie, quindi dal diurno si è passato come luogo di intrattenimento, si è passato a una cooperativa, poi a una comunità residenziale, poi a un nuovo edificio, poi a una nuova casa famiglia per ragazzi con handicap, e di fatto attualmente sono, quest'anno sono 32 anni che la casa sta andando e sono 34 anni, già precedentemente ero a Peschiera, che sono qua. I numeri di questa sono grosso modo circa una quarantina di persone con disabilità che seguiamo, tra gente che è inserita nei centri diurni, nelle comunità residenziali, o gente che così a titolo di volontariato vengono qua all'associazione della nostra casa. Più o meno abbiamo oltre 100 persone che collaborano a vario titolo, che siano volontari o meno, e sta crescendo in modo particolare anche un numero di volontari con una funzione specifica. La casa è sempre stata una casa di accoglienza, più che non una casa per l'accoglienza dei disabili, anche se questo è stato la tipologia che l'ha più caratterizzata, perché fin dall'inizio o una ragazza madre in attesa di un bimbo, o un ragazzo che era uscito dalla tossicodipendenza, o un senza dimora, venivano accolti, ecco, a volte si fermavano con me in quel breve spazio della casa che poi era fatto di 3-4 stanze. Ultimamente, a partire dal 2008, è andata crescendo sempre più il numero delle persone senza dimora, ecco, per cui all'inizio li accoglievo ogni giorno, poi ho detto se riuscite a venire in giorno di sabato ci organizziamo, anch'io ho più tempo per il mio lavoro ordinario. Siamo arrivati a numeri alti, fino a 95 persone al pranzo del sabato, attualmente si sono stabilizzate parecchie decine, comunque una 60 che vengono per pranzo, una doccia, a prendere degli alimenti, dei vestiti, per un ascolto, a volte per un piccolo aiuto, che è per la schedina del telefono, per un piccolo viaggio, le medicine sempre le diamo, le procuriamo gratuitamente, è diventato veramente un centro anche per persone in difficoltà, di cui più del 20% sono italiani. Se vuoi i numeri, dall'inizio dell'anno io ho già incontrato per la casa più di 800 persone. In questo momento, per quello che riguarda il problema della disabilità, direi che ci sono delle strutture già partite, rafforzate. Ecco, stiamo vivendo in questo momento un momento di sofferenza, dico, perché avevo smesso di parlare in chiesa delle persone con disabilità ritenendo che ormai a loro si fosse provveduto in modo sufficiente, ma se abbassiamo la guardia ci portano via molto di quello che è stato fatto in futuro, soprattutto sulla qualità di un servizio. E già con recenti disposizioni anche della nostra ASL 22, cosiddetta tenuta, di fatto si sta andando indietro. Gli si dà dei nomi che sembra che si vada avanti. Si chiamano casa bottega delle comunità che dovrebbero contenere per 24 ore al giorno i ragazzi, mentre invece noi abbiamo dei centri diurni che hanno funzionato bene ed è opportuno che continuino a funzionare. Se non lo facciamo con una sovvenzione pubblica, lo facciamo a titolo privato, ma continueremo a farlo. Proprio nei momenti di crisi, credo, è importante non rinunciare a niente dell'idealità e delle conquiste fatte.
e soprattutto non essere degli ipocriti e di non scambiare quelli che sono i cambiamenti all'indietro con delle conquiste. Si dice semplicemente non ce la facciamo più economicamente, per cui dobbiamo ridurre e noi siamo contenti. Ecco, non però scambiare con delle parole, perché sai che con le persone con handicap ogni tanto gli cambiano nome, adesso sono i diversamente abili e con questo si risolve il loro problema, in realtà non si risolve. Si risolve dedicandosi a tempo pieno e credendoci in questo, malgrado che da parte degli enti pubblici come sempre si tagli dove ci sono i più deboli, non certamente dove ci sono gli stipendi di chi può benissimo vivere anche con questo. Dobbiamo dire che malgrado la crisi le offerte che vengono date alla nostra associazione dalla gente di Peschiera, dai paesi vicini o da altre persone che ci conoscono e ci vogliono bene non sono mai diminuite. Sembra strano, ma l'unica certezza è il precario delle offerte dei privati in questo momento. Non è altrettanto certezza quello che è i sovvenzionamenti pubblici, visto che ogni tanto si cerca di dare un piccolo taglio. La gente ci sta sostenendo e oltre con offerte così, anche con offerte in generi alimentari, frutta, verdura. Ecco, raccomanderei i supermercati, visto che siamo, che se hanno delle eccedenze, ecco, facciano in modo di farle prevenire delle associazioni di volontariato che distribuiscono, perché piuttosto che i poveri vanno a raccogliere nei cassonetti fuori dai supermercati, molto meglio che le cose le distribuiamo noi in modo più decoroso. Avete visto in corte quanta gente c'è e mancano praticamente quasi tutti i musulmani, perché siamo in Ramadan, quindi a loro viene dato un sacchetto, poi vanno da altre parti e mangeranno questa sera. È gente che sta dormendo o nei dormitori, ma adesso meno, o nelle stazioni o in luoghi di fortuna, nelle case abbandonate che ci sono. Sono più del 20% italiani di giovane età, questa mattina i primi due che ho incontrato, due italiani dai 39 ai 44 anni, uno ha di Brescia, lui vive in una casa abbandonata, la moglie in una comunità, due figli sono stati affidati, aspettano di potersi ricongiungere insieme. Sono molti gli italiani, gli altri sono immigrati che con la crisi hanno sentito ancora di più. Sono molti, troppi. Avevo desiderio di unire l'annuncio del Vangelo a un impegno sociale, che poi in Brasile chiamavamo evangelizzazione, visto che Gesù ha parlato e ha fatto dei segni, quindi non metto distinzioni tra l'una cosa e l'altra. Però visto che di solito era più facile per un prete dedicarsi alla parte liturgica di evangelizzazione, ecco, allora ho preferito spostare un attimino su una chiara scelta. Sì, si sono trovati a Peschiera ad essere presenti un numero notevole di brasiliani. Stanno calando di numero in questo momento, dal momento che ci sono dei ritorni. Sembra che fossero arrivati le persone di origine brasiliana, compresi i figli magari nati qua, a 1500 circa, almeno così mi dicevo, comunque molte centinaia. Abbiamo cominciato con una messa alla domenica, mi pare che 8 anni che la facciamo, la seconda domenica di ogni mese alle 5 del pomeriggio nella chiesa del Beato Andrea, recitata in portoghese naturalmente. E una volta all'anno facciamo, visto che il Papa ha tanto evidenziato la Nostra Signora Aparecida, facciamo la festa di Nostra Signora Aparecida, o festeggio di Nostra Signora Aparecida, come direbbe in Brasile, qua nella corte, con la partecipazione di un migliaio di persone, ci sono anche parecchi italiani, con la processione con la statua della Madonna di Nostra Signora Aparecida, ecco, celebrando in portoghese e magari l'omelia in italiano, anche per rispetto ai molti italiani presenti, è diventata una comunità abbastanza forte. Ecco.